Prego, professore. Allora, no, semplicemente per dire, vedete, Meloni oggi va in piazza e fisi violenti e con il primo decreto chiude i centri sociali. Ma se chiude i centri sociali, i topi dove vanno? La mia proposta, se c'è qualcuno che la vuole prendere in considerazione, è semplice. Questi sono bravi ragazzi che, tra l'altro, che c'hanno un cazzo da fare, relativamente giovani, per cui io li porterei tutti con un treno che li porta... Una bella tradotta, una bella tradotta di quelle belle, quelle belle dove si dorme sdraiati sul comune. Come poveracci militari, no? Non sai perché lo chiamavano tradotte? Li traducevano. Appunto. Li traducevano, il verbo tradurre ha molti significati. Si chiama tradurre, infatti. Passare da un punto all'altro. C'è un libro. Tradurre. Tu mi hai ricordato un libro molto interessante, scritto da un poveraccio che per fortuna si è salvato e che è stato messo nelle carceri della Rivoluzione Francese, la Grande Rivoluzione. E c'era andato nel 1792, fortunatamente dopo la morte di Robespierre, l'hanno liberato, e lui parlava appunto di queste traduzioni che gli facevano, che non erano treni. Comunque, ripeto questa proposta, che dopo poi vi farò vedere un'altra cosa interessante, perché è bene che si sappiano questi. Allora, arriviamo con la tradotta a Auschwitz. E invece di scendere, salgono sul treno dei personaggi vestiti in maniera strana, che sicuramente questi cari amici non conoscono, e sono in realtà dei poliziotti russi che fanno continuare il treno per un'altra 3.000 km. Cioè, altra decina di giorni, capito? E questo sarebbe molto importante, perché c'è in Siberia. Li portano a Vladivostok. In Siberia c'è da lavorare, capito? L'altra cosa, e vi voglio far vedere perché è importante, è questa. Quale? Questa buona ragazza. Ah, sì, beh, la Maga Magò. Sì, tieni, guarda. Maga Magò. Leggi quello che c'è scritto sopra. La Cina si vuole multare 70.000 italiani. Infatti, bravi gli italiani che si fanno multare. Io spero che nessuno si farà multare da questa pazza. Allora, la faccia, come voi potete vedere, è la faccia di una... No, è talmente pazza che pensa che prende pure dei voti. No, i voti li prende, disgraziatamente, gli italiani sono stati. Non credo. Comunque, eccola qua. È una catto comunista doc, giù. E lei c'ha una faccia da una poveraccia che è stata rimessa da un manicomio, perché qualsiasi cura è inutile. È pazza, però è delinquente, e vi spiego perché molti italiani non lo sanno. Qual è stata la questione vaccini? Allora, gli italiani dovrebbero sapere che quando lo Stato acquista dei medicinali, li paga scontati, perché l'acquisto, un conto è il medicinale, ne compri un milione di dosi, è un'altra cosa, il prezzo di vendita, certo, è un conto, è un accordo per cui quando il medicinale viene accolto nel Servizio Sanitario Nazionale c'è un congruo sconto. Ma sarà attorno al 50%, immagino. Tutto il costo della commercializzazione, del guadagno del dettagliante e del grossista. Quindi andiamo oltre il 50%. È una trattativa, certo, che si fa sempre. Allora, perché i vaccini sono stati scelti dalle multinazionali del farmaco? Perché prima di tutto costano pochissimo. Secondariamente non devi dimostrarne l'efficacia. Terzo, si prestano a questa speculazione. Infatti, questo decreto vaccinale è stato fatto con urgenza, cioè lo Stato ha pagato al 100% di più questi prodotti. Questo è un furto criminale. No, ecco, di questo possiamo interessare la Corte dei Conti. Esatto. Facciamo una denuncia alla Corte dei Conti di questo fatto. Esattamente. Cioè, quello è un dispendio di risorse dello Stato inutilmente impiegate a favore di associazioni criminali di cui lei fa parte. Certo. Di questo, mi dica qualcosa, guardi, se viene. No, al massimo ci potrà fare qualche pompino, uno come lei. A me mi fa schifo sta troia qua, capito? Mi venisse a dire tipo Clinton, facciamo pagare il dazio. Quello che si è fregato, glielo facciamo pagare con gli interessi, te lo dico io. Dopodiché aggiungi qualcosa.
a furia di pompini. Beh, ad altri, magari. Ma guarda, la mettiamo sulla strada del meretricio, che è la sua professione ideale. Vicino a Kathmandu c'è un allevamento di. Di puttane. Di elefanti. La portiamo lì. E la lasciamo al suo destino. Allora, 10 pompinazzi soda a 10 elefanti al giorno. Sei il truculento. No, ma... Gran ghignoletto. Alla soda. Bene, andiamo avanti, dai. Allora, vieni alla descrizione della denuncia. Ah, sì. Allora, aspetta che la tiro fuori. Tieni un attimo che così me la fai. Oggi abbiamo preparato pure tutto per la partenza, qua anche il computer. Allora, preannuncia agli amici, eccola qua, dove andrete. Ancora non l'abbiamo depositata, sì, ma è qui, la stiamo per depositare, che siamo di fronte a una caserma dei carabinieri. Allora. Però io sono contro sole. Allora. Si vede poco. No, non fa niente. Questa è querela contro incostituzionale sottrazione, articolo 48 della Costituzione, del diritto elettorale con 3T. Mi sono sbagliato. No, elettorale 3T, per degli intelligentoni come Matteo Renzi, anzi ci voleva qualche altro T. Errore di battitura. Diritto elettorale per i cittadini residenti all'estero normato dalla legge 27 dicembre 2001, numero 459, norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, proposta dal senatore Mirko Tremaglia di Alleanza Nazionale. Sì. Come dicevi te. Sì, era del movimento, allora, Lega, del movimento sociale e poi di Alleanza Nazionale. Sì. Mirko Tremaglia è stato una bravissima persona che tra l'altro a suo tempo si era interessato proprio degli italiani all'estero, anzi era una delle sue prerogative. No, praticamente aveva quella finalità lì, la sua suo interesse preminente in tutta la sua lotta politica è stato quello, il raggiungimento di quell'obiettivo lì. Esattamente, lui ha sempre avuto quello specifico interesse. Allora, qui c'è contro il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, perché era pure contro Ciampi, ma siccome Ciampi è defunto, oramai non possiamo... Per nostra grazia e per ogni tanto, anzi, quindi, omaggio da parte della Madonna. Certo, quindi contro Giorgio Napolitano, contro Sergio Mattarella, contro Primo Ministro Silvio Berlusconi, Ministro degli Interni Roberto Caselli, Claudio, sempre Ministro degli Interni Claudio Scajola, Ministro degli Interni Giuseppe Pisanu, Ministro degli Interni Giuliano Amato, Ministro degli Interni Roberto Maroni, Ministro degli Interni Anna Maria Cancellieri, Ministro degli Interni Angelino Alfano, Ministro degli Interni Marco Minniti, e poi Ministro degli Esteri, questi sono tutti i ministri degli esteri seguenti: Franco Frattini, Gianfranco Fini, Massimo D'Alema, Giulio Terzi di Sant'Agata, Mario Monti, Emma Bonino, Federica Mogherini, Paolo Gentiloni e di nuovo Angelino Alfano due volte, anche come ministro degli esteri. Non sapete che soddisfazione che ho a denunciare questa gente qua. Questa massa di delinquenti. Questa massa di delinquenti incapaci, incompetenti, truffatori. E ladri di polli. Scusate. Non ci abbiamo una via. Come l'ho detto. Io aspetto la pensione. Ti rendi conto. Vabbè. Allora, per l'ipotesi dei reati P&P degli articoli, concorso formale reato continuato, pene per coloro che concorrono nel reato, attentato contro la Costituzione dello Stato, attentato contro i diritti politici del cittadino, omissione di ufficio, abuso d'ufficio, associazione a delinquere, falsità commessa dal pubblico ufficiale, aspetta che ce n'è ancora, ed eventuali altri, abuso della credulità popolare, eccetera, eccetera. Luogo di commissione, territorio nazionale, ambasciate e consolati italiani. E quindi qui sono cointeressati in questa denuncia. L'articolo 3, tutti i cittadini hanno pari, eccetera, eccetera, il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli, eccetera, eccetera, che impediscono l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica. Quindi è l'articolo 3 che è uno dei fondamentali, non è l'articolo che ne so, 131, è chiaro, no? E poi appunto l'articolo 48, sono elettori tutti i cittadini, eccetera eccetera, il voto è personale ed uguale e libero, il suo esercizio è un dovere civico.
la legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. Oh, cazzo, più di così, il diritto di voto non può essere limitato. Quindi tu quando mi fai che sul territorio dello Stato esiste la possibilità, in base all'articolo 105, comma 4, della legge 361-57, che è il testo unico, che permette anche il voto di protesta, e invece in Russia, negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Germania, dove cazzo uno si trova, non può fare quel tipo di voto. Questa è una limitazione del diritto di voto. Esattamente. E quindi è un grave reato costituzionale che Mirko Tremaglia, poveraccio, con la sua ignoranza probabilmente non aveva manco capito. Ma o se l'aveva capito, il suo interesse precipuo era quello di recuperare i tantissimi italiani che erano all'estero. No, bisogna ricordare che il diritto di voto non è che non c'era all'epoca per gli italiani all'estero, semplicemente bisognava andare al consolato o all'ambasciata. Quindi uno che stava, che ne so, a Vladivostok per andare a votare doveva andare a Mosca e farsi 3.500 km di treno. Mentre così la questione è più semplificata. Certo. Ma solo per quello, perché il diritto di voto si poteva esercitare anche allora, prima del 2001, nelle ambasciate e nei consolati. A parte che uno fosse registrato, e poteva, fosse registrato, esatto, ai consolati. E comunque poteva, in quel momento lì di votazione, anche esercitare il suo diritto di voto per il voto di protesta. Cosa che invece, quando subentrata questa gente qua, non è più stato possibile. Esattamente. Quella è stata una sottrazione di un diritto costituzionalmente garantito. Sono dei puri delinquenti, sono dei ladri, dei delinquenti, ricordiamo. Continuiamo a dirlo, delinquenti. Allora qui la cosa è semplice, come avete capito, non la sto tutta a leggere. Ma è naturale, perché non vale manco la pena. L'importante è che passi questa notizia. No, ma qui ecco, ci sono tutta una serie di articoli che non sto a leggervi, chi vuole se li va a leggere, che sono, come ho detto, di una limpidezza, di una chiarezza, di una linearità concettuale che non c'è da discutere niente, certo, ve la andate, certo, a leggere. Se la devono capire personaggi come Matteo Renzi, sicuramente non sono in condizioni per loro di capire. È oscuro. Loro sono giù. A Matteo Renzi ci limiteremo a tagliargli soltanto una mano. E allora, insomma, qui ci sono tutta una serie. Ecco, allora, qui ci sono la legge, appunto, che dicevo, la 2459 del 27 dicembre 2001. C'ha tutta una serie di articoli, e in questi articoli, questa legge che è piuttosto articolata nel doppio senso della parola, non c'è una sola parola sul voto di protesta, e questa è la cosa grave. E quindi dove è finito il diritto elettorale che permetteva la... Chiariamo almeno, dobbiamo chiarire comunque che il voto di protesta è legale, nel senso che è stato previsto dalla legge. Non è che uno fa il voto di protesta, capito? Estemporaneo, da soide. No, ma il bello è che me lo chiedono continuamente, cioè la gente è talmente intira, ma mi dicono, ma passo di qua, io ho un'attività, passo di qua, che cazzo di qua, è un diritto costituzionale, che cazzo di qua, è come dire, io posso chiedere l'avvocato per difendermi in giudizio, è un diritto costituzionale, l'articolo 24 e 25. Sì, però, allora, attenzione, dall'alto della mia età, che non è proprio di non la fare sempre pesante, di un ragazzino, okay. Io mi ricordo, sei un giovincello, non rompere. Mi ricordo che negli anni di primo pelo, come sì, si diceva, di primissimo pelo, oddio, sono anche disposto a farlo vedere che sono di primissimo, Maria Elena Boschi, per intesa. Allora, ricordo che negli anni 48, 49, 50, ultimi anni 40, diciamo. C'era della gente veramente terrorizzata, perché avevano terrorizzato gli italiani costringendoli a andare a votare, perché dice, se non vai a votare sarai segnato e sarai minacciato. Ma guarda, e no, a tutt'oggi continua. No. Allora, non era una legge scritta, ma se tu non andavi a votare eri segnalato. No, capito? Non c'era una legge scritta, ma se tu ma non sai quanta gente fino agli viene... anni 70, fino sì, agli anni 70. Sai arrivato... quanta gente viene segnalata oggi in questo stato di polizia? Lo sappiamo perfettamente. Ah no, ma poi è bello quello che è successo ieri. Allora, ho parlato del grande raduno di Piazza del Popolo, del raduno a Milano dove ci sono stati incidenti fra, sì, Casa Pound, e hanno menato un sacco di quelli dei centri sociali, sì, e poi hanno menato il Camperlaia pure per quell'altra manifestazione di Roma che non mi ricordo più. Doveva essere della cosa? Dell'Ampi.
Tutte manifestazioni del caso. Guarda caso, quella che, vera, che davvero era contro il regime, quella nostra, che insomma, eravamo proprio tantissima, 5-7 mila, 8 mila persone c'erano sicuramente, a Piazza San Giovanni in Laterano, lo vuoi almeno accennare? No, l'ho sentito solo. Infatti era fuori il sistema. Una sola, diciamo, frasetta molto di sfuggita al TG3, dove... Il telegiornale è quello di mezzanotte. Sì, sì, ma poi quello di mezzanotte, quello delle 7 di, che non vede mai nessuno, ma è ovvio, no? Questo per dire questo è ovvio, no? Che il regime fa oscurantismo, fa occultismo totale, occultismo totale. Nel doppio senso della parola, sì. Occultismo fa. No, io ci metterei anche una piccola accenno a occult, un onore sempre di Maria Elena Boschi in ogni caso. Ecco, allora stiamo aspettando che arrivi l'amico Andrea Gioia per andare a depositare questa querela. Spero che oggi ce l'accettino, perché mi ricordo che qualche volta siamo già venuti, è vero? Sì. Però se non ce l'accettino, andremo poi a depositarla a Torino o a Modena. Ah, bene, intanto già che Firenze. E già che siete lì, può essere una buona idea. No, è su tutto il territorio nazionale, addirittura potremmo andare a depositare pure in ambasciata in Russia. Perché certamente. È anche un territorio extraterritoriale di ambasciata. Sì. Quindi potremmo anche andare a depositarlo in ambasciata in Russia. No, vabbè, ma a parte questo discorso qui, è bene, anzi, proprio bene. Ma bello, scusa, ti interrompo, è che noi, appena affrontato il tema, cioè stavamo interessandoci di questa cosa qua, e abbiamo immediatamente scoperto che c'era Safalla. È mai possibile che in tutti questi anni, dal 2001 al 2018, sono 17 anni, non c'è stato un parlamentare che abbia detto ma qui c'è un problema di compatibilità costituzionale, di incostituzionalità? Ma guarda che in un articolo di oggi di Giampaolo Pansa, che io ho letto del numero di oggi, questo è il numero dell'altro ieri, dove conclude così, dice, secondo Mussolini e anche Saragat, a governare gli italiani non è difficile, è inutile. Certo, lo so, l'avevo letto. È una vecchia frase, ma la voglio ricordare ai nostri amici. Dopodiché, caro amico, io ti saluto, ti ripasso sperando, perché io qui non vedo, è contro sole, non vedo se è accentrato, ma comunque la parola Solong tocca a te, vai. Allora, per quanto mi riguarda, onore e merito al gran Dio Priapo, laudetur Priapus. Sì, ma non solo, bisogna ricordare anche altri eventi che si stanno maturando in questi giorni. Sì, è bene che tu lo dici. Ecco, diciamo che c'è una specie di manovra a tenaglia nei confronti dei cittadini che diciamo, stanno in qualche modo manifestando il dissenso, manifestando il fatto perché che è un dissenso essenziale, concreto, sostanziale, concreto, contro il sistema. Esatto. E stanno facendo queste operazioni di aggressione ai diritti civili dei cittadini, ma nelle maniere più estroverse possibili. Ad esempio, ricordiamo il fatto avvenuto nei confronti del professor Montanari e della moglie. Esattamente. Questo tanto per dirne una. È una intimidazione di polizia. È scutilo. Discutilo. È un'intimidazione di polizia avvenuta nei guarda caso di un proprio studioso. In questo momento preciso. Nel caso di un notissimo studioso, il quale sta dimostrando prove alla mano. Tra l'altro nostro caro conoscente. Esattamente. La assoluta nocuità dei vaccini, che tutto sono fuorché prodotti sicuri, e poi su questo argomento io ho fatto girare anche un video relativo a quello che sta succedendo nell'esercito, nelle nostre forze armate. Bisogna ricordare che Montanari e Gatti stavano facendo una expertise, ricerca su commissione del Ministero della Difesa, no, di un comitato contro il Ministero della Difesa. Lo potete vedere adesso, io l'ho postato sul mio, l'ho ricevuto da altri, e l'ho postato sul mio sito Giorgio Romano Vitali, da cui risulta, guardate cari amici, è importantissimo, che gli ultimi studi che sono stati fatti e che riguardavano certe malattie che hanno preso circa 4.000 militari, di cui sanno
molti sono morti, ricordiamo. Sono morti, non moltissimo, insomma, gli altri comunque stanno male, che erano attribuite niente un po' di meno all'uranio impoverito, invece è dovuto ai vaccini. Ricordiamocelo bene, andate sul mio sito, perché io non ricordo più qual era il sito da cui l'ho preso, ma se voi andate su Giorgio Romano Vitali Facebook trovate proprio questo video. Bene, allora io di nuovo ricordo agli amici che oggi saremo a Firenze nel pomeriggio a raccontare e a spiegare e ad informare, e oggi pomeriggio e stasera, dopodiché domani ci trasferiamo a Torino alla Cavallerizza, dove spiegheremo appunto tutta la vicenda che ci ha portato a andare a informare i cittadini sull'esistenza del voto di protesta. E poi ovviamente sempre dopodomani ancora andremo a Modena, saremo a Modena a Campo Galliano esattamente, dove di nuovo faremo tutte le manifestazioni di conoscenza e di presentazione e preparazione al voto di protesta da parte dei cittadini. Chi volesse, fosse interessato e volesse partecipare ci può contattare anche direttamente, il mio numero è 391-142-0055, ripeto, 391-142-0055, e chiamarmi per informazioni su come e dove teniamo le conferenze. Grazie a tutti, alla prossima occasione.